quando ho iniziato a scrivere. Avevo malappena 19 anni, ma poi il mio sogno è stato interrotto quando mi arrestarono per la seconda volta. Molti dei pezzi che ascolterete sono stati scritti in carcere, ed è per questo che il mio primo disco si chiama Da dietro alle sbarre. È stato fatto con tanto sacrificio e passione, passione per la musica, che da sempre mi ha aiutato ad andare avanti nei momenti difficili della mia vita. Vorrei solo che i miei testi e le mie canzoni aiutassero i ragazzi, e non solo che magari stanno passando dei momenti difficili. Vorrei semplicemente dire: non fate come Zietto, la vita è solo una, non sprecatela. Dedicato a Zietto.